Ciao, allora oggi vi voglio parlare di questo trattamento che è un siero viso dell'Yves Rocher. Questo è della linea Sebo Vegetal, dice di essere un siero restringipori con polvere di Baikal purificante. Allora è un quantità? Un 30 ml, prezzo pieno viene 14,95, lo sto guardando sul sito adesso. E si può comunque acquistare con le offerte, con gli sconti dal 30, 40, 50%, quindi basta stare attenti un attimo alle offerte. La confezione è questa, con la pompetta dosatrice, e io l'ho completamente finito e mi è piaciuto. Allora, il profumo sembra quasi che ricordi il cetriolo, veramente, a me la mia ricorda quello. Comunque, la confezione che mi piace tantissimo perché ha le istruzioni all'interno, quindi basta aprire la confezione, non sono foglietti, carte in giro e questo è valido. Allora, questo siero, intanto, dice di essere un siero restringipori di applicare mattina e sera su tutto il viso prima del trattamento abituale, ok. Cercavo se c'era qualcos'altro di mattificante e purificante. Opacizza e purifica intensamente la pelle. Allora, sapete che io ho la pelle mista e io questo siero l'ho provato questa estate perché non volevo sul viso tanti prodotti, quindi andavo ad applicare il siero e poi dopo mi truccavo perché non volevo anche creme idratanti, troppi prodotti con il caldo è ovvio che la pelle si lucida. Mi piace questa texture perché è bella leggera, si applica bene sul viso, assorbe immediatamente. Sarà che ho la pelle mista, ma non la secca. Anche con il caldo, assolutamente l'ho sempre trovata bella idratata, anzi si lucidava ovviamente. E mi è piaciuto davvero tanto. Restringi i pori, io questa azione sinceramente non è che l'ho vista più di tanto, però certo. Qualunque prodotto che va sulla pelle misto grassa a cercare di opacizzare o comunque ridurre, come si vedono i pori è sicuramente una cosa positiva. E si può fare anche con un primer, ma perché usare un prodotto siliconico quando c'è questo che almeno non contiene tutte quelle schifezze? Io questo ve lo consiglio. Soprattutto con il caldo o in estate, se avete la pelle mista o grassa, anche con imperfezioni, perché no? Perché adatta a qualunque età. Io applicavo solo questa, non andavo ad applicare, come vi ho detto, altri trattamenti. In estate non voglio troppe cose sul viso. Dopo mettevo una terra, un po' di cipria e il correttore e ero a posto davvero. Questo ve lo straconsiglio e l'ho già detto. Potrebbe essere un po' troppo leggero per una pelle secca. Però in questo caso ci sono altri prodotti. Sul mio tipo di pelle mi è durato tutta estate. Un 30 ml tranquillamente applicato mattina e sera, anche se la sera andavo a applicare anche un'altra crema sopra questa, quindi questa, e poi un'altra crema per andare a reidratare o lenire più che altro in estate. Però di giorno fantastica. Non ha fattori di protezione, quindi è una cosa che mi piace. Perché dopo vado ad applicarci io la protezione sopra, non che il trattamento abbia già la protezione. E questa sicuramente in estate io la ricompro perché mi è piaciuto davvero tanto. Molto molto valido. E sapete che io sono un amante dei sieri, poi e perché no? Quindi fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate. Io come sempre spero di essere stata utile. Se ti è piaciuto il video, mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando, clicca anche lì sulla campanella, così non perderai i prossimi video e verrai avvisata quando li carico. Alla prossima, ciao!